Al tuo posto, io avrei fatto lo stesso. Il video che state per vedere è una cosa trashissima, sempre che continuerete a guardarlo. Si tratta della mia partita ad un libro game estremo. Il libro è questo: Il peso della cultura, scritto da Matteo Tolari, il quale ringrazio infinitamente per avermelo regalato e avermi permesso di mostrarvi la prima parte della mia partita a questo gioco. Cos'è questo gioco? È un libro game, sì, ma non è un libro game come tutti gli altri, è l'estremizzazione dei libri game. È come se... come ve lo posso paragonare? I libro game sono un'app per il telefonino. Questo libro game è un'app per il telefonino con la realtà aumentata, ok? Come quei giochi in cui ad esempio state sparando gli zombie, però con la fotocamera del telefonino state riprendendo l'ambiente in cui vi trovate realmente. Un po' la stessa concezione che è alla base di Pokémon Go. Questo libro ti fa giocare in maniera attiva. Devi correre, devi saltare, devi cercare cose in casa tua. Rende più tridimensionale l'esperienza. Non so come altro spiegarvelo se non mostrarvi effettivamente la mia partita. Come dicevo all'inizio, è un video molto trash, perché io ho voluto farlo nella maniera più informale possibile. Non mi sono pettinato, non mi sono lavato la faccia, o forse sì, non mi ricordo. La mia ragazza mi seguiva con la telecamera, senza sapere neanche lei che cazzo stessi facendo. Ed è davvero brutto. Un video brutto, ma di un gioco molto molto bello. Nonostante il libro mi sia stato regalato a dicembre, prima di fare il video io non ho voluto nemmeno sfogliare una pagina, non volevo anticipazioni, volevo che fosse un video genuino. Quindi quando mi vedete leggere il libro e fare le prove, sto effettivamente leggendolo per la prima volta. Ora vi lascio alla prima parte della mia partita a Il peso della cultura. A dopo! Caro lettore o cara lettrice, Il peso della cultura è il primo libro gioco estremo della storia. Come? Non sai cosa sia un libro gioco? In questo caso non preoccuparti perché ora te lo spiegherò. Se invece sei un libro giocatore di vecchia data, leggi ugualmente la spiegazione e controlla che sia tutto giusto. Un libro gioco è un'opera narrativa interattiva che invece di essere letta linearmente dall'inizio alla fine, presenta alcune alternative mediante l'uso di paragrafi numerati. Lettori diversi, o la stessa persona in occasione di una rilettura, potranno compiere scelte diverse e ciò condizionerà lo svolgimento e la fine della trama. Un libro gioco è anche un'opera ludica, ovvero il lettore deve rispettare un regolamento, che spesso richiede l'uso di oggetti, come ad esempio dadi, matite e gomme. Ora che sai cos'è un libro gioco, puoi iniziare a tremare, perché il peso della cultura non è un libro gioco qualsiasi, ma... Cos'è un libro gioco estremo? Non cercare su Google, non troverai nessuna informazione a riguardo. Quello che hai in mano è infatti il primo libro gioco estremo della storia. Dimentica tutti i libri che hai letto finora, quelli che potevi gustare comodamente stando sulla poltrona o a letto, libri in cui si parlava di tragedie e massacri senza che tu ne venissi coinvolto fisicamente. Dimentica tutto ciò, perché in Il peso della cultura il protagonista sarai tu e alcune prove metteranno alla prova il tuo coraggio. Durante la lettura troverai delle parti di testo scritte come questa e altre scritte in corsivo e grassetto. Le prime sono quelle inerenti alla realtà, quella che tu vivi, il mondo reale che ti circonda. In esse ti verrà chiesto di compiere determinate azioni. Se non le porterai a termine per fallimento o per mancanza di voglia o di materiali, ti verrà detto di volta in volta cosa ti capiterà. Le parti in corsivo e grassetto descrivono invece quello che succede nella fantasia. Immagina di vivere contemporaneamente in due mondi diversi, quello reale, dove agirai fisicamente come lettore, e quello fantastico, dove accadranno delle cose terribili e assurde.
il cui esito dipenderà solo da quello che farai nel mondo reale. I punti speranza. Hai presente il cumulo di monetine di rame che non usi mai? Veramente le metto gli gnomi. Ecco, è giunto il momento di renderlo utile. Infatti, durante l'avventura potrai perdere punti speranza. Quando avverrà, trasferisci i punti persi, ovvero le relative monetine, dalla tasca sinistra a quella destra. Quando guadagnerai i punti speranza, trasferisci dalla tasca destra a quella sinistra il loro numero equivalente. Sono 20, vi fidate? Le prove. Le prove sono la parte più estrema di questo libro gioco. Durante l'avventura ti verrà chiesto di affrontare delle situazioni difficili che richiedono la riuscita di una determinata azione che dovrai svolgere dal vivo e in casa. È fondamentale infatti che tu legga questo libro nella tua dimora. In alternativa potrai farlo a casa di un amico o comunque di una persona fidata che come te sia amante delle attività bizzarre ed estreme. Sei amante delle attività bizzarre ed estreme? Ti sconsigliamo infatti di leggere e giocare Il peso della cultura mentre intorno a te si trovano coniugi o parenti rompiscatole. Ogni prova porta irrimediabilmente a tre risultati, ognuno dei quali ti farà perdere o guadagnare punti speranza. Per quanto riguarda il regolamento è tutto. Ti auguro buon divertimento e qualora tu fossi una lettrice, ti chiedo anticipatamente scusa, in quanto ogni aggettivo sarà scritto al maschile. Se ciò dovesse recarti problema, ti invieremo una copia del libro con la copertina placcata d'oro alle nostre scuse estreme. Ma ora bando alle ciance, comincia l'avventura. Non importa su quale sedia o poltrona tu abbia deciso di sistemarti per leggere questo pericoloso libro. Sono in piedi. Perché è giunto il momento di alzarti, già fatto, e trasferirti di stanza. Ma dai! Dirigiti in bagno e siediti sul gabinetto, facendo finta di espletare i tuoi bisogni. Tanto meglio se ti scappa per davvero, così sembrerà tutto più realistico. Ci credi che l'ho appena fatta? Quello che stai facendo ti sembrerà stupido, ma credimi, non c'è niente di meglio di una storia che inizia nel modo più imbarazzante possibile e che termina nel modo più epico di sempre. Cioè, devo continuare a leggerlo seduto sul water? Ma in bagno non ho il microfono, lo farò con la voce viva da telecamera. Ora che sei in totale relax, possiamo finalmente dare inizio alle danze. Immagina di udire degli strani gorgogli provenire dal basso e infine di sentire qualcosa che viene a contatto con le tue parti intime. Ti alzi di scatto urlando come una femminuccia. Se sei una donna urlerai come un omone. Va bene. Questo è facile, dai. Non puoi credere ai tuoi occhi. Un'orrenda creatura è salita dalle condotture dell'acqua e ha fatto capolino proprio dal gabinetto. Vuoi sapere di cosa si tratta? Allora volta pagina e comincia a tremare. Ma è Dobby. Ecco la creatura orrenda. Allora, quel che ti si para davanti è tanto assurdo quanto terrificante. Si tratta di un grosso ratto minaccioso con gli occhi spiritati e il corpo ricoperto di cicatrici. Non ne hai mai visti di simili e non vuoi vederne ancora. Devi fare qualcosa prima che ti salti addosso. In casi come questi, la reazione tipica di ogni essere umano è quella di scappare, nonostante la stazza del ratto sia di gran lunga inferiore alla nostra. Ed è proprio quello che fai, istintivamente, dirigendoti verso la porta del bagno. Ma la bestiaccia si dimostra più pericolosa e intelligente. Quindi devo, aspetta, devo dirigermi verso la porta del bagno. Ma la bestiaccia si dimostra più pericolosa e intelligente di quanto pensassi, perché intuisce le tue intenzioni e ti anticipa frapponendosi tra te e la porta. Sei proprio nei guai. Se avevi lasciato la porta del bagno aperta e in casa hai almeno un gatto adulto, vai all'11, altrimenti vai al 25. Non ho gatti adulti. La situazione è delicata. Devi liberarti dall'orribile ratto senza farti mordere, perché potrebbe trasmetterti chissà quali malattie. Attaccalo con tutto quello che trovi in bagno. Sì, gli lancio i prodotti di mia cugina.
Immaginiamo che il ratto abbia 20 punti resistenza. Se riuscirai a portarli a zero, significa che lo avrai stordito e potrai avere il tempo e il modo per scappare o liberarti del suo corpo. Per fare ciò dovrei adoperare più oggetti possibili tra quelli che si trovano nel tuo bagno. Consulta la lista seguente. Ogni oggetto presente ha dei punti relativi alla resistenza che riuscirai a togliere al ratto grazie al loro uso. Stura lavandini, 3 punti. Ma era qui, per caso, è sempre stato qua. Oh, ecco. Lanciato. Carta igienica da 1 a 3 veli, 0 punti. Peccato. Carta igienica 4 veli. Accappatoio umido. Ma no. Deodorante spray, quello sì, deodorante spray. Non certo deodorante. Ma perché questo non è il mio bagno? Dovevo andare nel mio. Per colpa di Jessica. Niente deodorante spray, forse ce l'ha in camera. Questo conta? Cos'è? Bastone di scopa, no. Bastone di scopa, non ce l'abbiamo qua la scopa. Bastone del mucchio a lavapavimenti, no. Perché chi è che lo tiene in bagno? Secchio vuoto. La gente stia in bagno queste cose. Specchio da parete è removibile. No. Dai, sì, guarda. Sì, se voglio lo rimuovo, quindi è removibile. Tre punti, quindi sono a 6. Asciugacapelli, dai. No, no, se lo tiene in camera quello. Bagnoschiuma, vabbè, bagnoschiuma, ciao, 800 punti, no, 2, quindi sono a 8, shampoo, lo stesso, eccolo qua, uno shampoo, quindi sono a 10, insetticida spray, no, detersivo liquido per lavatrice, no, è lì, fustino detersivo è lì, spazzola d'accesso, ce l'ho, sì, cestino dei rifiuti. Un punto, quindi sono a 13. Riviste porno, 7 punti. Cacchio. Cioè, non le leggo una da anni, non 2000. Se totalizzi almeno 20 punti, significa che mi hanno dato a zero la resistenza del ratto mostruoso e quindi superato la prova. Prova fallita, perdi 2 punti. Fallita. Quindi 2 monete nella tasca destra. Hai fatto un macello, ma almeno hai messo KO il ratto. Con un asciugamano fai per afferrarlo con l'intenzione di gettarlo giù per il water, ma si risveglia guardandoti con occhi iniettati di ferocia. È abbastanza per farti decidere di catapultarti fuori dal bagno e chiudere la porta alle tue spalle. Almeno per ora sei in salvo. Pensi a come risolvere il problema, ma qualcuno bussa alla porta di casa. A meno che non sia un cacciatore di ratti mannari, ha scelto il momento sbagliato per venire a trovarti. Dirigiti verso il portone di ingresso. Ma io? Vai davanti alla porta di casa e chiedi chi è. Qualcuno risponde: avrebbe 5 minuti per parlare di Dio? I testimoni di Geova, aiuto. Allora, questo è quello che devo fare nella realtà. Apri delicatamente la porta e guarda fuori, sperando che non ci sia nessun vicino nei paraggi. Fissa il vuoto, immaginando davanti a te due testimoni di Geova. Due qualsiasi, i più insignificanti possibili, non importa se uomini o donne, vecchi o giovani. Se anche tu sei un testimone di Geova, non badare a queste cattiverie, si scherza, dai. Quando hai finito di plasmare la loro immagine nella tua mente, scegli con quale di queste tre frasi rispondere. Grazie a Dio sono ateo, non credo nell'originale, figuriamoci nella sua imitazione. Oh, mi piacerebbe parlare con voi, ma in questo momento devo risolvere una piccola questione con un ratto mostruoso. Guardi, mi piacerebbe molto parlare con voi, ma purtroppo devo risolvere un problema con un ratto mannaro. Un ratto mannaro, un ratto mostruoso. Sarà per la prossima. Una volta fatta la tua scelta, di la frase a voce alta, fatto, poi fai un sorriso ipocrita. L'ho fatto il sorriso ipocrita. Non ti vedevo. Secondo me sì. E infine chiudi la porta. I testimoni hanno una faccia basita mentre li chiudi la porta in faccia.
Ora devi pensare seriamente a come risolvere la faccenda del roditore che presidia il bagno. Accedi a internet per cercare informazioni utili al riguardo o esci subito di casa per chiedere aiuto a qualcuno più qualificato di te? Andrei su internet. Prima di proseguire, senza chiedermi il perché, tanto non ti risponderò, vai dove tieni il freezer e aprilo. Guarda dentro e prendi un qualsiasi prodotto surgelato, imbustato o in scatolato, possibilmente di piccole dimensioni. Prezzemolo surgelato. Fatto ciò, portandoti dietro il prodotto surgelato, accedi a internet aprendo il sito di un qualsiasi quotidiano a tuo piacimento. Ok Google, apri il sito dell'Unione Sarda. Apro la pagina web. Nella pagina iniziale campeggia la notizia dell'ultima ora. In tutta Italia è in corso un'improvvisa e misteriosa epidemia, ma questo non è fantasia, che sta colpendo sia persone che animali. Si sta diffondendo a macchia d'olio e potrebbe colpire chiunque. Si stanno cercando le cause, ma al momento gli addetti brancolano nel buio. Non è diverso dalla fantasia. Proprio quando stai per leggere le informazioni sui sintomi che l'epidemia sta manifestando, bussano nuovamente alla porta. Questa volta in modo più insistente di prima. Vai su tutte le furie. Dirigiti nuovamente verso il portone d'ingresso portando con te il prodotto surgelato. Apri la porta e fissa il vuoto con questa cosa. Temendo si tratti ancora del testimone di Geova, spalanchi immediatamente la porta, ma davanti a te si stagliano degli individui terrificanti. Non puoi credere ai tuoi occhi. Vai nel panico totale perché là fuori, proprio davanti a te, c'è di peggio dei testimoni di Geova. Si tratta di persone, 5 o 6, che sono molto strane. Hanno i vestiti sporchi di sangue, i volti tumefatti, a tratti scarnificati. Hanno lo sguardo perso nel vuoto ed emettono strani versi. L'unica parola che riesce a distinguere è cervelli. Inserisci il prodotto surgelato sotto il tuo vestito a contatto con la pelle della schiena. Si è riscaldato nel frattempo, non è stato così traumatico. Senti un brivido lungo la schiena. Beh, per forza. Non hai mai visto nulla del genere prima d'ora, oppure sì. Ricordi vagamente di individui simili in qualche film horror, o forse in qualche videogioco horror, oppure in qualche gioco di ruolo horror, o invece era in qualche board game horror. Insomma, facciamola breve, riesci a capire al volo che la tua casa è circondata da zombie. Devi fare qualcosa e subito, prima che entrino ti saltino addosso. Sai bene che se subissi un morso da uno zombie ti trasformerai in zombie a tua volta. Se hai in casa almeno un cane, il tuo cane dimostra di essere un amico fedele appena si accorge degli zombie. Guarda com'è fedele. Appena si accorge degli zombie, prima abbaia, abbaia. Poi si getta con un balzo rapido e deciso. Vai, topi! La sua mossa fa sì che gli immondi esseri non trovino il tempo per entrare in casa. Lo spettacolo che ti si mostra è però terribile e non lo dimenticherai mai. Gli zombie inizialmente subiscono passivi l'aggressione del tuo cane, ma poi reagiscono mordendolo in tutte le parti. No! Finendo per rosicchiarlo come se fosse un ossicino. Chiudi il portone con violenza. Ma non troppa, non si sa mai che i vicini si lamentino per il trambusto. Guarda, sono le ultime persone vicine che si devono lamentare del casino che faccio io. Ma non hai tempo per piangere, devi spremere le meningi e bere il succo. No, aspetta, che sto dicendo? Devi escogitare un piano per sopravvivere a questa situazione subito. Accarezza il cane, digli che al suo posto avresti fatto lo stesso, anche se non è vero. Dobby. Al tuo posto io avrei fatto lo stesso. Mi credi? Mi credi? Quello
Quello che sta succedendo è sconvolgente, ma non hai tempo per disperarti. Ma nel frattempo posso togliermi questo prezzemolo dalla schiena? Devi agire e subito. Potresti chiamare qualcuno in aiuto, ma chiunque sia, quanto ci metterebbe ad arrivare fin qui? E cosa potrebbe fare da solo contro un gruppo di zombie? Decidi anzitutto di barricarti a dovere, così avrai tutto il tempo per chiedere soccorso usando lo smartphone. Hai una cantina o non l'hai? Magazzino vale come cantina? No, 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 no. Conta tutte le finestre, le porte finestre della casa. No, però quello non ce l'hai, piano terra, ti ha detto. Ah, solo al Quindi, piano terra? sì, se le devi toccare. Ah, conta tutte le finestre, porte, ma solo se abiti al piano terra. O se queste finestre sono raggiungibili dall'esterno. Ma al piano terra io raggiungibili dall'esterno non ne ho, sono tutte, danno tutte al cortile, come potete vedere. Cioè, non ho le finestre che danno all'esterno e perdo i punti. Te l'ho detto che se non hai le cose perdi punti. 4. Sì, in effetti, se ci fosse davvero un'epidemia zombie, non avrei bisogno di barricare queste, a No, meno che infatti. gli zombie non scavalcassero il. Forse basterà non far irrompere gli zombie nella tua dimora, ma devi anche trovare un modo per fuggire senza correre rischi. Se la tua casa ha un'uscita che dà sul retro, dirigiti verso di essa, però potrei scappare dai tetti. Nella realtà, se succedesse davvero, dico. Dirigiti verso un punto qualsiasi del lato della casa opposto a quello dove si trova l'ingresso. Immagina che qui si trovi un'uscita sul retro. Un'uscita sul retro! Non puoi credere ai tuoi occhi. L'uscita sul retro è aperta. Chi o cosa può esserci dietro tutto questo? Una parte di te ti dice di indagare, un'altra di schizzare immediatamente fuori, ma non fai in tempo a prendere una decisione perché qualcuno ti aggredisce alle spalle. Gettati in avanti e mettiti sul pavimento a pancia in giù. Poi continua a leggere, immaginandoti davvero uno zombie che ti alita sul collo. È un morto vivente! Un ragazzo zombie dal fisico prestante che cogliendoti di sorpresa ti travolge facendoti cadere. Ti passano davanti agli occhi tutti i momenti più importanti della tua vita, ma non è per niente vero. Chi mai avrebbe il tempo di visionare una carrellata del genere in un momento simile? Piuttosto reagisci, riuscendo a girarti su te stesso grazie a un colpo di reni, poi blocchi con le mani i polsi del tuo aggressore. Ma questi ti guarda non con odio, bensì supplicante, mentre sbava e sbraita. Inizialmente non capisci quello che dice, ma poi, dopo aver notato un tatuaggio che porta al collo dalla scritta Go Vegan, allora tutto si fa chiaro. Hai sopra di te uno zombie vegano. E non sta reclamando il tuo cervello, bensì melanzane, broccoli, mele, albicocche. Tofu e seitan, di quello ne ho. Probabilmente non cercherà di morderti, ma sarebbe meglio accontentarlo subito. Chiudi l'uscita sul retro appena in tempo, perché una piccola orda di zombie sta cercando di accedere. Ormai la casa è circondata e non potrai più scappare. Facendotene una ragione, ti concentri sul tuo problema vegano. Rialzati e pensa di avere a fianco a te lo zombie di un tuo amico vegano, il primo che ti viene in mente. Poi dirigiti in dispensa. Sì, questo lo farò in realtà. Il mio amico vegano è Christian. Conta, mio cugino. Controlla se nella dispensa hai alcuni tra i cibi presenti nella prossima lista. Ognuno di essi ti darà dei punti relazionati ai gusti dello zombie vegano. Ed è inutile che ti lamenti riguardo alla frutta e la verdura fuori stagione, perché non vuole sentire scuse. Attenzione, più unità dello stesso cibo non ti faranno moltiplicare i punti relativi. Mela, un punto. Banana, non finite, vedi. Pane integrale senza glutine. Credo di sì. Questo. 7 punti. Burger di seitan. E di tofu. Latte di soia, certo. Ce l'ho sia al cacao che normale. Ecco qua.
arancia, sì. E sono a 12. Mandarino, sì. Ringraziamo Claudio perché li ha portati lui. Noci, sì. Eccola. Fico secco? No. Per ogni cibo biologico, tra questi ottieni un punto extra. E non è tutto biologico. Eh no, le arance me le ha portate Betty e sono coltivate in casa. Basta. I mandarini sono di Claudio, sono coltivati da lui. Le altre cose cos'erano? Il latte di soia non è... Vabbè, il latte di soia non è... No. Sono cazzate. 17. Più i punti extra biologici 2, 19. Quanto dovevo fare? 10 dovevo fare! Ti è andata bene. D'ora in poi la smetterai di prendere in giro i tuoi conoscenti vegani. Se lo sei anche tu, non badare a quello che ho appena scritto, perdonami. Infatti, no, io non sono vegano, ma vegetariano. Se tutti gli zombie seguissero la stessa dieta di quello che sta svuotando la tua dispensa, non si parlerebbe di evento apocalittico. In tal caso, però, non si potrebbe più girare film horror sugli zombie, creare board game, giochi di ruolo sugli zombie, o scrivere libri sugli zombie, oh mio Dio. No, forse è meglio che non ci siano troppi zombie vegani in giro, altrimenti tornerebbero di moda i vampiri fighetti, il che sarebbe molto peggio. Bando alle ciance, ora che ti sei liberato di un problema devi pensare a tutti gli altri. Perché non accendere la TV? Guardare un notiziario potrebbe tornarti utile per apprendere informazioni essenziali alla sopravvivenza. Accendi la TV, seleziona un canale a caso e mettiti comodo. Se non hai la TV, fissa un qualsiasi punto della casa facendo finta che sia uno schermo gigante al plasma. Ma stanno letando le tartarughe ninja. Cioè, hanno fatto un remake, vedi? Mhm. Beh, nuovi episodi. Non lo sapevo. Come potevi prevedere? Vero, vengo. Allora, dove? Come potevi prevedere, le reti televisive sono oscurate. Quanto mai sarà grande la portata della catastrofe? Temi che gli zombie non abbiano invaso solo il tuo quartiere, ma tutta la città. E forse perfino l'Italia intera. Finalmente, becchi un canale con un notiziario in corso. In primo piano è ripreso un essere orribile e spregevole, che sbraita cose senza senso. Oddio! Non sarà mica uno zombie? Per scoprirlo vai al 45. Ma se ti è piaciuto questo libro e lo vuoi scoprire, lo puoi ordinare su Amazon. Io spero che il video vi sia piaciuto, che vi siate divertiti, noi ci siamo divertiti. Sì. Io voglio rinnovare i miei ringraziamenti a Matteo Tolari per avermi regalato questo splendido libro. Splendido perché mi sono divertito davvero tanto. Ve lo consiglio, ma mi sento anche di consigliarvi, se potete, di non giocare questa esperienza da soli. Sarebbe bello giocarlo in tanti, magari con uno che fa effettivamente le cose e gli altri che guardano, oppure suddividendovi le azioni da fare, i compiti da fare, le prove da superare a turno con i vostri amici. Racconta una storia che si evolverà, adesso avete visto l'inizio, ma più avanti si fa ancora più interessante, e lo potete tranquillamente trovare su Amazon a un prezzo davvero davvero basso per il divertimento che vi offre. Se avete delle domande sul libro potete chiederle con un commento sotto al video, perché tanto Matteo Tolari è iscritto al mio canale e sono sicuro che vi risponderà tempestivamente e con gioia. Vi ringrazio se avete visto il video sino a qua, vi mando un saluto e alla prossima. Ciao!